Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo con il video settimanale delle news di Seated Seeds Grand Cross. Come state vedendo, non solo sulla wiki ufficiale, diciamo, di Grand Cross, del forum di Grand Cross, perché quando sto registrando questo video attualmente sto in vacanza, quindi diciamo che era un po' impossibile registrarvi il video news, e quindi sto prendendo il video news, diciamo, le news direttamente da quelle JAP, visto che saranno identiche a quelle global, solo che non sapremo attualmente l'orario di manutenzione, cioè almeno io non lo so, voi quando vedrete questo video già saprete l'orario di manutenzione perché sarà già uscito la patch notes del global. Mentre attualmente, diciamo, sul global non so cosa uscirà, se uscirà potresti, che ne sai, chiuderanno i server così a caso. Vabbè, a parte queste cavolate, nuovissima batch, diciamo, nuovissimo evento con l'uscita di Zeldris nuovo, che vi farà comparire magicamente qui a schermo il banner, così potete vedere anche voi cosa c'è all'interno, se ancora non l'avete visto dal banner JAP. Banner molto bello. È molto bello. Molto utili, ci sono personaggi che sono usciti veramente poche volte e personaggi naturalmente che servono ancora tuttora. Il personaggio è forte per me, sì, il personaggio è molto forte. Ho visto comunque pensieri contrastanti, chi dice che è forte, chi dice scarso. Il personaggio è molto buono. Naturalmente se non lo pullate non è che dite oddio ho perso un personaggio OP. Il personaggio è un ottimo support se lo giocate insieme a Testa Rossa, mi raccomando, insieme a Testa Rossa e non ad altri team, perché insieme ad altri team fa cagare il personaggio, perché giustamente alla passiva funziona con demoni e comandamenti, poi uno lo può provare in altri team e dice che fa cagare, grazie al cavolo io direi. Il personaggio in sé è molto forte, ottimo support, lo preferisco al vecchio Zeldris perché oltre a dare il buff di danno riduce anche l'attacco nemico, cosa molto utile per non essere one shottati da un eventuale team nemico che non sia Testa Rossa, perché Testa Rossa beh one shotta sempre. Per il resto, personaggio molto forte, il banner è molto buono, se avete gemme vi consiglio di pullarci, visto che ritorna anche Tarmi in Red, quindi una cosa incredibile, signori. Approfittatene che chissà quando torna la prossima volta, sarà uno di quegli arcangeli che veramente sarà sudato da avere. A parte questo, patch giustamente che verrà domani, quando state vedendo questo video, la mattina non so a che ora, ma saranno credo le solite 3 ore di manutenzione, credo. Questo è il nuovo personaggio, vi leggo brevemente cosa fa. Per ogni eroe che si trova nel campo di battaglia, che sarebbe applicable ally, ovvero o demone o comandamento, quindi per ogni alleato, demone o comandamento che si trova sul campo, incrementa le stazze d'attacco del 4% e decrementa le stazze d'attacco del nemico del 6%. Non incrementa solo l'attacco, ma tutte le stazze d'attacco, quindi possibilità critico, danno critico, oppure furto di vita, mi pare. E mentre decrementa le stazze attacco nemiche è la stessa cosa. Passiva molto forte, si può attivare anche come quarto, non per forza deve giocare main, cosa che vi consiglio, giocatelo quarto, giocatevi il vostro team demoni e mettetelo in quarto invece del vecchio Zeldris. L'unica pecca è che sicuramente perderete CC, a meno che non lo fate 6-6 rispetto a Zeldris verde che è uscito più volte. Per il resto personaggio molto forte. La skill d'attacco, una skill d'attacco single target, una E. La single target è come l'attacco di Diana Fest, che se c'ha 4 più gauge l'avversario gli toglie del gauge. E poi in base a quanti pallini c'ha, quanti gauge c'ha il nemico, fate un 20% di damage in più. Mentre l'altra skill molto forte è la skill AOE di Rimuru, ovvero che mette disabilità recupero per 2 turni. Molto forte che giustamente va in combo con Testa Rossa e locca anche eventuali Tarmiel. Molto forte. E poi la ulti, che è un attacco a tutti i nemici e fa un per 3 se il nemico è debuffato. Questa ulti non farà tantissimo danno, è forte, io l'ho vista anche 4-5-6, tirare pure 1.000.000 e passa quant'è. Però naturalmente se ce l'avete bassa di special, diciamo, di CA, non la considerate più di tanto. Ovvero che forse sotto buff di Testa Rossa pure potrebbe one-shottare, però è un pochettino complicato, anche perché come vedete il personaggio parte di una base di 210%. Ed è abbastanza bassa come percentuale per una ulti. Però di base secondo me sta ulti ok che può shottare pure, però serve soltanto per eventualmente se tappare ancora di più Testa Rossa essendo una UE. Per il resto ce l'avete 6-6, vabbè non ve lo dico nemmeno, fortissima nel team dei demoni. Per il resto, ripeto, è un personaggio che può giocare e vi consiglio di giocarlo soltanto in team di demoni / comandamenti. Per il resto, non lo toccate nemmeno, se lo volete giocare in altri team, ho visto giocare in ulti lascia e non fa danno, direi anche grazie al cavolo. La ulti fa cagare, perché di base una ulti parte con 210, 6-6 parte 300%, mi fa 320, non mi ricordo nemmeno la percentuale massima. E non ottiene buff dalla passiva, poi uno dice fa cagare il personaggio, grazie al cavolo, cioè lo giocano in team che giustamente non sono suoi di diritto.
Poi abbiamo il nuovo content, il nuovo Labyrinth, che ho visto che esce una volta al mese questo Labyrinth, peccato, io speravo uscisse una volta a settimana. Però comunque, nuovissima tipologia di evento, diciamo, che starà fisso una volta al mese, si resetterà, molto molto figo, costerà 30 di stamina per entrarci e sarà fattibile da tutti, anche chi inizia adesso a giocare, perché? Perché inizieremo tutti, diciamo, da una base uguale, ovvero con un personaggio SSR livello 1. Potremo fare una scelta di 4 personaggi ogni volta. E come queste tipologie di eventi che ci sono anche su altri caccia, non è che gran cosa è innovativo, diciamo. Andando avanti, sbloccherete nuovi personaggi, vi creerete il team man mano che andate avanti contro altri boss. Avrete vari boost, ovvero, essendo voi partite SSR livello 1, naturalmente sconfiggendo nemici aumenterete di livello. Poi ci saranno vari boost che vi daranno o le stelle o direttamente tipo 10 livelli a botta. E molto molto bella come modalità, l'ho potuta vedere il primo livello, ho visto per intero, molto figo. Aspetto di vedere il terzo piano, ancora quando sto registrando ancora non l'ho visto, può darsi che quando uscirà sto video l'avrò già visto e tutto. Però molto figa la modalità, a me è piaciuta molto. Fatemi sapere voi sotto i commenti invece se l'avete visto, cosa ne pensate. È un content comunque in più, per carità, peccato che esce una volta al mese. Quindi è vero che erano 30 gemme, regalano 30 gemme, schifo non fa, non so se li fanno, ecco qua. Questi sono tutti i reward che si possono ottenere completando tutti e tre i piani. E molto figa la modalità però, devo essere sincero, veramente molto molto figa. Si aspetta sul global, domani uscirà, quando vedrete giustamente questo video, io devo aspettare ancora più o meno 4-5 giorni. A parte questo, questi sono cubi che si dropperanno durante la rana che serviranno per o rerannare il boss se siete morti o per prendere tipo nuovi personaggi, mi pare. Niente exchange shop, non servono. Poi nuovi costumi per Zeldris, fighi, fighi, bello Zeldris. Abbiamo il nuovo set di artefatti che varia contro i Demonic Beast Battle ed incrementa una stazza da 2, 4, 6, 8 fino a un massimo di 10%, quindi buono. E nullifica i freeze se avete 5 o più gouge. Non ho capito questa cosa ancora del perché 5 o più gouge. Cioè, posso avere 7 gouge con un personaggio, questo non lo so. E forse spoiler per eventuali PG futuri, chi lo so. Mentre questa naturalmente è un set fatto apposta per l'ultimo boss uscito dei cani. Proprio perché quello frizza a caso, per evitare bestemmie inferiori, cioè per non bestemmia troppo. Appena uscirà sto set, lo proverò sicuramente per vedere un pochettino come performa. Sperando che non sia troppo RNG la cosa, per avere quei 5 gouge, chissà quando dovrò sudare. Poi di nuovo esce la Relic Chandler, Relic Chandler che di base, quando setta la stanza, quindi quando setta il town, diciamo il counter, diventa immune, 30% di damage reduction e aumenta gli HP del 20%. Molto molto forte la Relic per 2 turni. Molto molto buona, ve lo consiglio se giocate Team Demoni con Chandler Main, che è veramente molto 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 forte. Poi ritornano i vari vestiti, signori, come sempre, skippateli. Queste sono le missioni giornaliere. Missioni giornaliere, le missioni per farvi la multifrida Zeldris con anche Pendant 2R che schifo non fa. Il solito evento Solgress che si fa una volta al giorno che vi dà questi reward. Poi ritorno a questo eventino del cavolo che farmando questi materiali potete scambiarli con questi oggetti qua. Che alla fine vi daranno 10 gemme se completerete tutto. Come sempre, i soliti eventi, questi qua che non cambiano mai. Ritorno del final boss Taizo, Twiggle e Ueno con 35 gemme finali. Tanta, tanta roba. Questi sono i 30.000 punti che se li fate vi dà questi reward. Questo è l'exchange shop, che mi pare che Twiggle ancora non ce l'aveva sto vestito, ora non mi ricordo. Ritorno all'evento di Hawk tipo Candy Crush, qua bella cagata, veramente. Questi sono i reward giusto che si possono ottenere. Con 500.000 punti otterrete tutti questi reward da Hawk, purtroppo vi costa e vi tocca farlo. Hanno migliorato le missioni giornaliere, adesso vi daranno qualche cosina in più, qualche gemmina in più, qualche envin in più, qualche materiale per i vestiti in più e così via. Questo è il 3v3, il PvP 3v3 adesso dava i drop di sinistra, li hanno aggiornati a quelli di destra adesso. Adesso non dropperete più libri, ma dropperete tipo Anvil, Coin e così via, molto meglio. Mi viene anche la voglia di fare il 3v3. Ritorno alle missioni del PvP, quindi se fate 15 win per le prossime 2 settimane vi daranno tutti questi reward. Questa poi c'è la top 100 in Anghired, che naturalmente nessun essere umano dotato di un minimo di intelligenza farà, perché non ha il minimo senso. Le gemme che uno ci guadagna le va a spendere per fare top 1 al mondo. E poi torna la donazione dei villaggi. Poi fixano alcuni bug, tipo che nelle iscritte di Assault Mode e di Esterossa non si attivavano cose. Comunque era un bug fix che
che fanno. Signori, queste sono le news di domani per quanto riguarda Zeldris. Vi ripeto, personaggio molto forte. Se avete sta rossa e vi piace giocare il Team Demoni, vi consiglio di pullarlo, anche perché chissà quando tornerà la prossima volta sto Zeldris. E a parer mio è superiore a Zeldris verde. Poi naturalmente ognuno la può pensare come vuole. Anzi, fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate. Se questo Zeldris vi piace come personaggio oppure preferite il vecchio di Zeldris, naturalmente con le giuste motivazioni. Noi dice mi piace Zeldris verde, punto. Fatemi sapere un pochettino anche la vostra. Signori, io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile. Noi ci vediamo. Non so, perché adesso nei prossimi giorni avrete tutti i video preregistrati. Quindi pure il pool su Zeldris lo vedrete, boh, forse fine settimana, non lo so, il tempo che torno dalle vacanze. Io spero, signori, che il video vi sia piaciuto. Se fosse stato così potete lasciare un like, iscrivervi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video.